Avete mai sentito l'affermazione che dice «Non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione»? La mia esperienza personale mi ha insegnato sul campo quanto sia vera questa affermazione e l'impatto che ha nel tempo la prima impressione che lasciamo agli altri nel momento in cui li conosciamo. Chi ha carisma, infatti, è contraddistinto dal fatto che ovunque egli vada e chiunque egli conosca sarà in grado di lasciare un segno, un'impronta forte, indelebile, positiva del suo passaggio. Per capire come mai sia proprio così, è importante conoscere alcuni dei meccanismi della nostra mente, come nel caso specifico avere consapevolezza del fatto che il nostro cervello sia molto pigro e le immagini che gli giungono da un primo incontro, trasformate poi in sensazioni da impulsi nervosi, difficilmente le cambierà. È così, è un fatto biologico e dunque inappellabile. La conoscenza della natura delle cose ci viene sempre in aiuto. Dunque, nel momento in cui ci apprestiamo a conoscere qualcuno di nuovo, ci forgeremo una prima e spesso granitica impressione del nostro interlocutore, dovuta a un insieme di elementi. Lo sguardo, il sorriso, la stretta di mano, ma anche elementi del tutto irrazionali come il sentire a livello epidermico. È per questo che è importante mettere al nostro arco più frecce possibili, tra cui quelle più importanti in assoluto, la nostra autenticità e la nostra integrità. Quando siamo autentici non vinciamo sempre in ogni situazione, perché non siamo dei supereroi, ma è possibile che il nostro interlocutore possa accorgersene e dunque apprezzarlo. Io sono Barbara Suigo e se vuoi continuare ad esplorare il tuo carisma personale, ti invito a leggere il manuale da cui è tratto questo podcast, Il potere del carisma, di Wild Edizioni.